Passiamo alla premiazione del giovanotto della classe premura, il giovane Giovanni Cassiba. Prima della classe premura, Giovanni Cassiba. Ecco Giovanni. Giovanni Cassiba non rinuncia mai alla partecipazione a questa gara. Quante edizioni hai fatto? Non lo so. So che l'ho vinto la 3 volte. Giovanni ha dato la sua firma a Nell'Albo d'Oro almeno 4 volte e partecipa da qualche anno qui da noi. Diciamo da quando per pilota. Solo che è dura portare la mia macchina sopra. Arrivo finito, stanco. Un applauso a questo giovane che si è ricaricato d'energia. Giovanni, fermati, è duro portare un 3.000 alla Coppa Sila, però arrivare su è sempre una soddisfazione. Ma quando arrivi con la lingua di fuori, che vorresti andare più forte, non ce la fai, se non mancano le braccia. Ciao Giovanni. Decimo assoluto. Davide, poi vieni. E vorrei che comunque i primi 10 rimanessero tutti qua. Davide, prendi il tuo trofeo e parcheggiati qua. Sì. Non assoluto. Arcangelo Madaffini. Assoluto, abbiamo Giovanni Cassiba. Settimo assoluto, Carmelo Scaramozzino. Carmelo Scaramuzzino, e passiamo al sesto, Francesco Ferragina. Eccolo Francesco Ferragina. E aspettiamo il quinto assoluto. Quinto assoluto, Dario Gentile. Cosentino Doc, Dario Gentile. Ed ecco il grande amante della Coppa Sila, oggi quarto assoluto, Francesco Neogrande. Eccolo, grande cavaliere Francesco Neogrande. E il terzo, andiamo sul podio, Samuele Cassiba. Dopo una prova nuota, sessione di prova, oggi ha tirato fuori un bel risultato, bravo Samuele, terzo classificato. Grande prestazione, credo anche lui la prima volta alla Sila. Luca Caruso, secondo assoluto. Grande podio, top ten, grande top ten. Al vertice della top 10, prima assoluto della 41esima Coppa Sila, trofeo Domenico Scola. Domenico Scola Junior, con la sua fantastica bimba, viene a ritirare il premio dell'assoluto. E il premio dell'assoluto viene consegnato dalla presidente a Domenico Scola, che dà pure il trofeo Domenico Scola riservato al primo assoluto, e che il nipote del grande Domenico, Emilio, consegna a suo fratello Vittorio in casa. Complimenti, bravo Domenico, in alto anche il nostro pensiero per colui che da tanti anni
su questa strada ha vinto e sta vinto. E a Domenico Scola va anche il trofeo Ciccio Misasi, anche lui un grande pioniere, un grande personaggio della nostra gara. Signore e signori, adesso in macchina, andate via perché siamo stanchi. Da, un attimo, la Presidente vi vuole salutare. Bene, sì, per complimentarvi con tutti voi, intanto bravi, complimenti ovviamente all'ACI e a tutti coloro che hanno contribuito a questa splendida giornata, a tutti coloro che hanno lavorato, ovviamente a tutti gli equipaggi e chi oggi davvero ha seguito con grande entusiasmo, gioia e l'appuntamento è per l'anno prossimo per la 42esima Coppa Sila. Grazie.